Buon pomeriggio, lo avete sentito, in primo piano l'emergenza criminalità più operazioni alto impatto, annuncia il prefetto di Napoli Palomba e per la movida violenta più controlli, ma non solo. Sentiamo l'intervista di Enzo Perone. Una notte di sangue sabato, bambini che si accoltellano, turisti rapinati, un pregiudicato ferito tra migliaia di persone agli chalet di Mergellina. La gente è preoccupata. A partire dal prossimo fine settimana sarà rinforzata sia il controllo del territorio nella zona circostante agli chalet di Mergellina, anche con l'ausilio di carri attrezzi e soprattutto una visibilità da parte delle forze dell'ordine. Appunto questo chiede la popolazione, il presidio visibile delle forze dell'ordine. Questi controlli vengono rafforzati, ma poi lentamente si vanno rarefacendo. Noi già da un mese e mezzo, 2 mesi, facciamo queste operazioni a alto impatto, le abbiamo fatte al Vomero, l'abbiamo fatta alla zona dei Baretti, l'abbiamo fatto nel quartiere Spagnoli. Sono controlli che non attengono solo al tema dell'ordine e sicurezza pubblica, ma sono coadiuvati dalle ASL, dall'Ispettorato del Lavoro. Il tema, soprattutto per la devianza giovanile, non è solo un tema di sicurezza. Quindi è assolutamente necessario che il problema venga affrontato di sicuro con le misure di ordine e sicurezza pubblica, rafforzamento, stiamo lavorando moltissimo, per esempio per un rafforzamento della videosorveglianza in alcune zone, ma bisogna lavorare su una misura ad ampio raggio educativo nei confronti di questi ragazzi. Ci sono dispersioni scolastiche veramente preoccupanti. Con l'Eintracht c'è massima allerta. Le partite devono essere, diciamo, divertimento e sport. Queste frange, e non solo i tedeschi, ma lo dico anche alle nostre, devono essere allontanati dagli stadi. È un appello ai tifosi napoletani. Stiamo vivendo un'annata particolare di entusiasmo, continuiamo così.